colpisce ancora. La stupenda conduttrice TV, moglie come tutti sanno del pupone Francesco Totti, ha dimostrato negli ultimi anni di saperci fare. Come presentatrice, ovvio, e nel dirimere discussioni e polemiche spesso sopra le righe, come nelle recenti puntate dell'Isola dei Famosi. La stoccata ad Akash Kumar, il modello che si è rifiutato di proseguire il gioco dopo l'eliminazione, non è passata inosservata. In molti, come Federica Panicucci, hanno spezzato una lancia in favore di Ina. A lei sono arrivati da più parti i complimenti per la fermezza e il carattere dimostrati. Fermezza e carattere che, diciamocelo, nella vita servono e come, VIP o non VIP. Per chi vive di spettacolo, poi, essere sempre al centro dell'attenzione e sotto lo sguardo indiscreto dei paparazzi non è sempre facile. Lei, però, è al di sopra di tutto. Vedere per credere, nelle ultime settimane, tra il ritorno dell'Isola dei Famosi e il lancio della serie Speravo di morì prima sul marito, è ancora più al centro dell'attenzione. E i fotografi non la mollano un attimo. Neppure in stazione, dove la conduttrice arriva con trolley come una pendolare qualsiasi. Certo non è la prima volta, né sarà tantomeno l'ultima, che la VIP si vede spuntar fuori quei binocoli dagli angoli più improbabili. Ma la sua reazione è da vera signora, come se niente fosse, non degna i paparazzi neppure di uno sguardo? Figurarsi se una come lei scada nella sceneggiata tipo e lasciatemi respirare. Niente affatto. Lei sa, e tira dritto per la sua strada. D'altra parte non avrebbe fatto tanta strada, e con lei il suo matrimonio e la sua vita privata, se non si fosse dotata negli anni di una spessa corazza. Brava Ilari, così si fa. Anche se le ultime notizie dai dati Auditel non sono proprio da festeggiare, un po' inaspettatamente l'Isola dei Famosi condotta da è stata battuta da Meccani, la Fiction Rai con Claudio Joe. Quest'ultima, infatti, ha conquistato 6.451.000 spettatori pari al 26,3% di share. Su Canale 5, invece l'isola si è fermata, per modo di dire, a 3.394.000 spettatori con uno share del 18%. Niente male, per carità. Ma si sa, il mondo dello spettacolo è spietato. Con o senza paparazzi. Pubblicato il 30 marzo 2021 alle ore 17:49. Modifica il 30 marzo 2021 alle ore 17:49.